Dio, che nella gloriosa resurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero. Per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Eccellenza, mi reco a premura di comunicarle che il Santo Padre ha nominato come suo successore per la Chiesa che è in Lamezia Terme il Reverendo Serafino Parisi del clero di Crotone Santa Serena. Desidero in questa occasione rivolgerle i miei più profondi e cordiali sentimenti di gratitudine per quanto da lei la notizia del provvedimento pontificio sarà resa pubblica alle ore 12 di sabato 7 maggio 2022 e fino a quel momento deve rimanere, come è noto, sub segreto pontificio. Mi pare che profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di profondo ossequio dell'eminenza, qui c'è un errore, vostra, devotissimo, eminenza tua. Troppa grazia. Emil O. Sherry, nunzio apostolico, la sua eccellenza, Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo eletto di Fiumicino. Adesso ascolteremo prima un breve curriculum del nuovo vescovo di Lamezia Terme e poi il suo primo messaggio alla nostra Chiesa. Reverendo Serafino Parisi del clero di Crotone Santa Severina, parroco e direttore della scuola biblica diocesana. Il reverendo Serafino Parisi è nato il 3 gennaio 1962 a Santa Severina, Crotone, ed è stato ordinato sacerdote il 27 aprile 1987.
Ha conseguito il baccellierato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e la licenza in scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico dell'Urbe, completando la sua formazione con il dottorato presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e la laurea in filosofia presso l'Università Tor Vergata a Roma. È docente di greco del Nuovo Testamento, ebraico ed esegesi biblica presso l'Istituto Calabrese della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale in Napoli. È giornalista pubblicista e direttore di Vivarium, rivista di scienze teologiche, forum dei docenti dell'Istituto Teologico Calabro. È socio nella sezione professori dell'Associazione Biblica Italiana e dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. È inoltre responsabile della Scuola Biblica Diocesana Beth Yosef in Crotone, che è sotto il patrocinio scientifico dell'Associazione Biblica Italiana. Attualmente è parroco della parrocchia San Dionigi in Crotone. È stato parroco di Santa Maria Maggiore in Santa Severina, amministratore parrocchiale della parrocchia San Tommaso d'Aquino in Altilia di Santa Severina, vicario episcopale per la pastorale e per la cultura, membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e membro del Collegio dei Consultori. È stato negli anni 90 assistente diocesano dell'Azione Cattolica, direttore della Scuola Diocesana di Formazione Sociopolitica, parroco della parrocchia San Tommaso d'Aquino in Altilia Santa Severina, parroco della parrocchia San Nicola Vescovo in Cotroneo, parroco della parrocchia Cristo Risorto in Steccato di Cutro, membro del Consiglio di Amministrazione della Diocesi, membro del Consiglio Presbiterale Diocesano, rappresentante della Diocesi di Crotone Santa Severina nella Commissione Presbiterale Regionale, vicepresidente dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero, direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano, membro della Commissione Regionale Dottrina della Fede Catechesi, coordinatore diocesano del Convegno Ecclesiale Regionale Comunione Speranza e responsabile organizzativo della logistica dell'accoglienza e della permanenza, tiene conferenze e corsi di aggiornamento per laici e per il clero di varie diocesi calabrese, ritiri mensili del clero. Saluto alla diocesi di Lamezia Terme, a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Schillaci, ai sacerdoti, alle religiose e ai religiosi, ai diaconi e ai seminaristi, alle autorità civili e militari, ai fedeli laici e a tutte le persone di buona volontà. A tutta la Chiesa che vive Lamezia Terme, eletta secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersa dal suo sangue. Grazia e pace in abbondanza. Carissimi fratelli e sorelle, mentre ringrazio il Signore perché mi ha guardato con benevolenza e il Santo Padre Francesco che mi ha voluto chiamare al ministero episcopale, vengo a voi tutti, sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi, seminaristi e fedeli laici, in cammino nelle varie associazioni e comunità, nei gruppi, movimenti e generali di fede, con un forte e appassionato abbraccio nel Signore. Se in questi ultimi due anni, segnati dalla pandemia, abbiamo vissuto l'isolamento forzato e la distanza nelle relazioni, il mio abbraccio desidera essere un segno di speranza per il nostro ricominciare. Viviamo per un abbraccio, e in un abbraccio perché l'essenziale della vita è sentirci amati. Abbiamo bisogno perciò di riscoprire la fede come relazione con Dio, con i fratelli, con la nostra realtà calabrese. Una fede incarnata che oltre i formalismi e il rischio di ridursi a pratiche esteriori ci rende capaci di discernere la storia per trasformarla.
dovrà essere questa una priorità della Chiesa diocesana che vogliamo costruire insieme. Esserci nelle trame umane della storia come comunità. E nell'immagine di un abbraccio, allora che vedo il presbiterio e contemplo la comunità ecclesiale, sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, operatori pastorali, cristiani impegnati nella carità, insegnanti di religione e, in sintesi, tutti coloro che, come membra dello stesso corpo, offrono il loro servizio nelle realtà parrocchiali. Un abbraccio che vuole raggiungere soprattutto gli ammalati e i sofferenti, coloro che sono piagati nel corpo e nello spirito, i poveri, gli ultimi, chi ha perso il lavoro e chi non si stanca di lottare per la giustizia. E in particolare i giovani di questa porzione di terra, che portano nel cuore sogni e speranze e rappresentano il futuro della società e della Chiesa. Vengo a voi a braccia aperte per accogliervi e per dirvi che ci sarà spazio nella mia vita per voi tutti, a braccia aperte e vuote di qualsiasi altra cosa, perché ogni mia cura e tutte le mie energie siano al servizio di questa porzione di Chiesa che per sola grazia mi è stata affidata. A braccia aperte, perché rimanga sempre sgombro lo spazio per l'amore, per la verità e per la giustizia. In particolare vengo a voi a braccia spalancate, cari fratelli nel sacerdozio, religiosi e diaconi, per invitarvi ad affiancarmi nell'opera di testimonianza del Vangelo, perché la parola del Signore faccia la sua forza e sia glorificata. Vi invito non ad essere le mie mani e la mia voce, ma ad essere con me, mani e voce di Cristo risorto. Insieme ai tanti fratelli e sorelle laici, allarghiamo le braccia gli uni verso gli altri, per essere presenza viva del Vangelo, che fa spuntare gemme di vita nuova per questa nostra terra. Sono certo che in questo importante servizio sarò e saremo accompagnati da tutte le persone di buona volontà e dalla collaborazione generosa delle autorità civili, politiche e militari presenti sul territorio, che saluto con deferenza e fin d'ora ringrazio. Con lo stesso afflato il mio pensiero si estende a tutte le realtà religiose, culturali, sociali ed economiche qui presenti. A voi vengo altresì nella consapevolezza di essere un frammento di una lunga tradizione di cultura e di fede che nella terra lametina ci precede, ci sostiene e ci accompagna. Cosciente di questo, intendo inserirmi come un piccolo segno in un progetto più grande, custode di un patrimonio esigente e affascinante, del quale hanno fatto parte nel recente passato i fratelli vescovi Luigi Antonio Cantafora e Vincenzo Rimedio. A loro giunga il mio fraterno saluto. Con animo grato saluto Monsignor Giuseppe Schillaci, che con la sua mitezza ha inciso nel cuore di questa diocesi un sigillo indelebile. E saluto con affetto il Presidente, Sua Eccellenza Monsignor Fortunato Morrone, e gli arcivescovi e vescovi della Conferenza Episcopale Calabria, con i quali mi adopererò a lavorare in comunione fraterna e unicamente per il bene di questa nostra amata terra. Rivolgo un pensiero ed affettuosa gratitudine alla mia arcidiocesi di Crotone Santa Saverina, dove sono nato e ho maturato la fede, la vocazione, la formazione umana, spirituale e culturale. Qui ho avuto la grazia di essere toccato dal fascino della parola di Dio, che è stata, tra le altre, la traccia più forte ed eloquente da seguire e con la quale oggi mi consegno a voi. Cari fratelli e sorelle nella fede, da oggi preziosa eredità a me affidata. Vengo come fratello e pastore, chiedendovi con umiltà di camminare con me in un autentico cammino sinodale,
seguendo le orme che il Cristo crocifisso risorto ha impresso nella storia. Sono tracce di vita, sono semi di speranza. I nostri santi patroni Pietro e Paolo possano guidare i nostri passi con il loro esempio di uomini rigenerati dalla grazia e dalla misericordia di Dio. Infine contemplo la bellezza di Maria, la Madre di Dio, e mentre mi perdo nella limpidezza dei suoi occhi e nella sobrietà dei suoi lineamenti, mi lascio abbracciare insieme con voi dal suo sguardo, affinché il Signore volga il suo sguardo verso la Chiesa, l'amata Chiesa Lamedina, e ci dia ancora grazie e pace per essere a servizio gli uni degli altri mediante la carità. Crotone 7 maggio 2022, vostro Don Serafino Parisi. La realtà bellissima della Chiesa che è la successione apostolica. In Gesù niente è mai perduto, tutto rimane, tutto si ritrova. Vi metto al corrente che appena chiuso questo momento sarà mia premura raggiungere telefonicamente il nostro nuovo Vescovo per assicurargli la nostra gioia e soprattutto il desiderio che abbiamo di incontrarlo e di accoglierlo quanto prima. Nel frattempo però, come è giusto che sia, come comunità continuiamo a camminare e ad accompagnare il nostro caro Vescovo Giuseppe in questo suo andare verso Nicosia, dove è stato trasferito. Perdonatevi eccellenza se correggo questa cosa. Ho sentito dire il Vescovo si è dimesso. No, il Vescovo è stato trasferito ad altra sede, che è tutta altra storia. Come nella vita ordinaria della Chiesa, anche Paolo ci siamo soggetti a trasferimento. Allora noi lo accompagneremo, rendo pubblico il fatto che il Vescovo farà la sua presa di possesso a Nicosia l'11 giugno. Vi ricordo che il 31 maggio alle ore 18 ci ritroveremo qui in cattedrale per ringraziare insieme con lui il Signore per gli anni di ministero episcopale e che quanto prima vi sarò capace insieme con gli altri, con tutti i confratelli, in nome dei quali portiamo avanti questa cosa, non io da solo, ma tutti insieme, vi faremo sapere come procedere, sia per l'accoglienza del Vescovo nuovo, ma soprattutto nell'accompagnare il Vescovo Giuseppe a Nicosia. Rendiamo grazie al Signore, lo lodiamo per la sua bontà e gli chiediamo di diventare sempre più eccellenza la sua comunità. Che bello sognare una Chiesa che non si sperimenta come istituzione, ma come la comunità dei discepoli di Cristo, con tutto quello che questo conforta. Amen. Ci alziamo in piedi e affidiamo il nuovo Vescovo ancora una volta a Maria, la mamma di Gesù e la mamma nostra, e naturalmente ci prepareremo come Chiesa in questi giorni, continuando nella preghiera ad accoglierlo perché possa essere il buon pastore, ecco, che abbraccia con quell'abbraccio che ci ha voluto comunicare tutti, nessuno escluso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. E con noi il tuo sia benedetto il nome del Signore. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Benediciamo, grazie a Dio. Camminiamo nella gioia sempre.